Amici, proseguiamo con la destra. Cosa? Incoming communication. Hardiman Aerospace confirmation of transfer. 16 April 2037. Transfer status approved. Approver: Commander Oshima Alex. Recipient: Systems Specialist McDonough Andrew. Mission: North Star 4. Departure date: 8 July 2037. Method: Resupply Shuttle. Destination: Hardiman Aerospace Launch Facility, Santa Monica, California. Replacement: Collins, Misha, Indigo Kai. Non posso essere onesto, non so quello che ho fatto. Non ne ho idea. Per niente. Puttana Eva. Personal log, systems Ma specialist, è Commander, mostruoso. 2 July 2037. Home in 6 days. Feels like 600. I'm gonna do it different this time. Wow. Ehi, quello è un cadavere. Ehi. Cadavere, poi. Io dopo scontato sia morto, ma... Aspetta, no, voglio vedere. No, non volevo. Che è successo? Non sta più molto bene. Torniamo di là. Non so se ci arrivo con solo con questa, quindi ne prendo un'altra. È affascinante. Cioè, immaginate che ascoltai i Wings of Saturn qua su. Cazzo, è un'esperienza che non scorderei mai. Perché non rispondiamo mai? Ma non capisco se sto sbagliando qualcosa io o no. Probabile. Non lo escludo. Beh,
Voglio vedere cosa c'è lì. Qui, volevo vedere. Endi. Ah, lì c'è roba qui, qui è qui che devo andare. Anche quel poco di colonna sonora c'è. Ma tanti inquietante. Hardiman Aerospace North Star 4. Crew status. Medical officer Edwards Liam. Deceased. Scientist Hudson Elizabeth. Deceased. Astronaut Lopez Teresa. Deceased. Systems specialist McDonough Andrew. Deceased. Astronaut Olivier Sebastian. Deceased. Commander Oshima Alex. Active. Che cazzo, meno uno? Siamo noi, tra l'altro. No. Cazzo, non mi basterà mai l'ossigeno. Ma non mi basterà mai mai. Dai, muovi il culo, Alex. Hardiman Aerospace North Star 4. Core system status. Spiritus mainframe offline. Vocalis mainframe offline. Solaris mainframe offline. Mobilis mainframe offline. Manual mainframe repair required for Salvis EEV operation and launch. Schiantati, bravissimo. Che accade qui? Ero molto storta. Va bene, si muove quella roba lì. Ok. Devo andare di qua, immagino, sì. Però non è verso giusto. Ok. System terminal. Mainframe online. Initializing hand 4 EVA diagnostic sequence. EVA oxygen repair detected. Initialized EVA oxygen repair. Okay. EVA oxygen capacity 100%. Molto meglio. EVA diagnostic environment. Sempre che. Initializing cerebrum core diagnostic sequence. Cerebrum core corrupt. Cerebrum core fabrication required. Initiate cerebrum core fabrication.
Cerebrum core fabrication complete. Cerebrum module repair required. Un po' d'ossigeno in più, fico. Ok. Pan 4 EVA oxygen station located. Sono perplesso sul dove devo andare. Io... non... io farò così. Ma di qua che devo andare io? Ma dove cazzo devo andare? Ma aiuto! Sto morendo di caldo. Dai. Andiamo. Ma è di qua? No. Allora vaffanculo, esco di nuovo. Tanto ho capito per fare quello, no? Uscire nuovamente. Ok. Sì, per andare di qua. Magari la tebra deve stare sotto di me. Bene. Io spero di stare andando dalla parte giusta. Onestamente non lo so. Io rientro qui. Vediamo che succede. Perché non so... mia. Ok.
Sto cercando di capire. Se potessi andare da qualche altra parte. Però a quanto pare no. Io vado lì. Mi ispira. Collezionabile. Io non ho la benché minima idea di dove debba andare. Sono un attimo gattando. Non ho proprio la benché minima idea. Zero. Sto vagando. Sai, vagare nell'ignoto può essere un problema quando la tua mappa è in spazio. Però magari è colpa mia. Ma secondo me in realtà devo davvero tornare indietro. Oh Gesù. Ero completamente sotto sopra. Sì, per poco, però non mi fido. Ok. La mia uscita. Era qui. Va bene. Non vorrei aver fatto tutta questa casina e poi fare il giro indietro. Che è accaduto? Troppo ossigeno? Mal di testa? Io provo a andare avanti da qui, ma non mi è chiaro quello che devo fare. Cioè, io lì vedo una freccia, no? Alla fine del... Alla fine.
Provo a seguire questa freccia. Vado di qua. Aspetta. No, davvero non so dove sto andando. Ok, sì. Devo proseguire qui. Va bene. Aspetta un lungo viaggio verso non so dove. Non ne ho la benché minima idea. Dai. Poi vado ad andare lì. No, sembra più qua che io debba andare. Ovviamente ho scelto la strada peggiore possibile. Perché non sembra nemmeno che ci stiamo muovendo. Dai. È lì che devo andare, ok. Va bene. Non ci arriverò mai. Non ci arriverò veramente mai. Perché dovevo fare un altro giro. Ma io ci provo ad andare. Ci provo. Mi sono completamente perso. Completamente. No, non ce la faccio. Sì. È lì, eh? No, cazzo. Per poco, eh. Per poco. Ma puoi mandarmi... Puoi mandarmi il dialogo mentre muoio? Puoi. Che cazzo. Comunque è molto carino, però. Lino. Dispersivo. Io scusa, ma veramente molto molto carino. Guarda, da dove mi fa riprendere? Ok, da qui. Io da qua seguo. Non faccio più cagate. Seguo quello e basta. Sarà difficile commentarlo onestamente questo gioco. Perché già la seconda. Cioè siamo solo alla seconda parte. Che non dura chissà quanto, però. Siamo solo alla seconda parte. E io non dico che ho già finito le cose da dire. Ma quasi. Perché? Non c'è granché altro. Cioè.
è complesso davvero da commentare. Però cioè, più che altro non lo so, sto cercando di dire qualcosa, di pensare a qualcosa, ma non so bene cosa dire. Perché però la trama è criptica, cioè non capisco cosa sia successo. Credo che tecnicamente dovrei girare per tutto sto casino alla ricerca delle cose da scoprire in merito agli altri nostri compagni di merende. Però allo stesso tempo non mi va perché il sistema di movimento fa veramente cagare. Però credo sia questo. Non so. Cioè, pare essere questo. Non vorrei sbagliarmi, ma pare essere questo. Io da dove cazzo stavo cercando di arrivare prima? Il problema più grande per ora è il fatto che il controller vibra di continuo e non puoi togliere la vibrazione. Quindi me lo devo beccare così. Va bene, un po' triste, ma va bene. Dai, su. Oh, ce l'abbiamo fatta. Questo è il percorso giusto. Ci ho messo quanto? Un quarto d'ora? Più o meno. Sono troppo forte. Però a mia discolpa. No, non ho discolpa. Cioè, non ho scusanti. Sono un coglione. Sono un coglione. Ok. Ma se io ne bevessi un'altra? Vai. Alta Monster all'ossigeno. Ottimo. Ci muoviamo molto lentamente. Che vuol dire? Grazie al cazzo, però ecco. Dopo un po' rischia di risultare pesante. Che cosa abbiamo? Spiritus filtrum coolant module offline. Spiritus filtrum coolant module online. Hand 4 filtrum coolant system operating at 25%. Bene. Credo sia una cosa positiva. Permetto di dire che è una cosa positiva. Siamo proprio tornati indietro, secondo me, sì. Vabbè, dovevamo tornare indietro. Semplicemente io mi stavo facendo un giro fottuto.
completamente fottuto. Non... Mi stavo complicando la vita. Dai. Volevo sbloccare la spinta. Così un minimo movimentiamo la nostra Alex. Non sarebbe male. Ok. Ciao. Hello. Activating Spirit System Terminal. Mainframe online. Cerebrum core detected. Cerebrum module repair required. Activate Cerebrum access portal. Cerebrum access portal online. Ok. Oh, wait. Emo? Aspetta. Ok. Prossima parte. Non trovo il tasto.